Allora, un mondo parallelo a quello dei tatuaggi che proprio ci va, ma no vicino, di più, è quello del mondo del piercing. Quale cosa migliore che intervistare delle persone che del piercing hanno fatto il loro lavoro? Allora, non siamo attori, siamo persone vere, siamo così come siamo. Io e te, noi ci conosciamo già da tempo, uso i vostri piercing, faccio piercing con i vostri materiali, comunque anche con materiali di altre persone, perché mi piace avere si usa un po' di tutto, si prende il meglio di tutti per avere solo il meglio, o sbaglio? Allora, la situazione nel mondo dei tatuaggi, ora come ora, è un po' caotica. Abbiamo analizzato la situazione da un punto di vista di Tattoo Studio e abbiamo visto che non c'è una corretta informazione da parte delle televisioni riguardante il mondo dei tatuaggi. Spesso e volentieri danno l'informazione sbagliata, danno dei messaggi che non sono positivi e la gente si impaurisce. La soluzione non più semplice, perché non è stato semplice affatto, è quello di creare una trasmissione nella quale invitiamo professionisti del settore, tatuatori, piercer, gente che lavora in questo settore, a spiegare con parole loro il perché affidarsi comunque ai professionisti e non all'improvvisazione. Non per creare una guerra fra tatuatori, non me ne frega niente, io non sono il migliore, non lo sarò mai, nessuno penso lo sia il migliore, siamo tutte persone che amiamo il nostro lavoro. Vogliamo fare questa trasmissione per informare la gente sui rischi che corre ad affidarsi alla gente improvvisata, che improvvisano il lavoro del piercer come del tatuatore, allo stesso tempo con la voce di chi lo fa di lavoro. Vi piace questa idea? Ma l'idea ci piace, è meglio che venga informato tutta la società, perché ormai il piercing fa parte della nostra cultura, almeno quella contemporanea. Bisogna trovare un sistema per non incappare, come dicevi te, in situazioni poco professionali che poi potrebbero portare degli svantaggi fisici, ma anche a livello di comunicazione, perché appena succede qualche cosa si tralascia tutto il discorso importante della cultura che c'è in queste generazioni. E invece prevale più la cronaca o quando qualcosa non va come dovrebbe. La situazione che abbiamo immaginato per il nostro programma è quello di abbiamo a disposizione uno studio dove comunque spieghiamo cos'è per noi il nostro lavoro come soluzione. Non è semplice, magari non è immediata. Ma secondo te è valida come idea il fatto che noi stessi professionisti andiamo a spiegare il nostro lavoro? Voi di questa cosa ne avete fatta la vostra professione, avete scelto dei materiali comunque di qualità, delle ottime attrezzature, date consigli nel modo giusto. Ti è piaciuta? Sì, tantissimo, soprattutto la questione della comunicazione. Qua manca tantissima comunicazione rispetto al piercing, informazione. Dicono fare i corsi, tutte queste cose, penso che ci manchi tanto, soprattutto in questa provincia, la Toscana, che i ragazzi chiedono, ma non si sa mai bene, non c'è una legge che dica, no? Come si dovrebbe fare. Allora, giustamente ora gli abbiamo rubato abbastanza tempo, spero di vederli presto in trasmissione, li lascio al loro lavoro perché in qualità di ottimi professionisti ovviamente hanno anche tanti clienti alla quale stare dietro e non pensare a tutte le idee che vengono in mente a me. Vi aspetto in trasmissione? Va bene, grazie. Okay, volentieri, a presto. Ciao. Ciao.